mie bambine! Devo fare uno scherzo scientifico alla Roby! State zitti, non date le indicazioni, mi raccomando! Eccola che arriva, arriva! Ecco Martino, è tutto il giorno che non ti vedo, ma stai studiando, stai facendo i compiti, Martino? Sto facendo i compiti? Di c'ho, che materia? C'ho un compito da fare, devo avere l'aiuto di un adulto. Ah, io posso andare bene come adulto? Ti posso aiutare? Sì, va bene. Ok. Allora, c'è scritto qua sui miei appunti, prendere un adulto, una bottiglia e un fogliettino di carta. Ok, c'è tutto, l'adulto c'è, la bottiglia c'è e ho visto che hai anche un foglio di carta. Ok, coricare la bottiglia sul tavolo. Ok, quindi la metto giù così la bottiglia. Brava. Ok. Poi, sì? Strappare dal foglio di carta una quantità di carta tale per fare una pallina che entri dentro il collo della bottiglia. Ah. Allora, ma sembra stupida, devo fare una pallina. Porca. L'adulto esegue le indicazioni dello studente. Ok. Poi dice inserire la pallina dentro il collo della bottiglia. Quindi lo devo solo appoggiare, cioè non devo mandarla dentro. Inserire? Secondo te cosa vuol dire inserire? Inserire, la devo mettere qua così. Ok, va bene. Dopodiché con un soffio potente spedire la pallina all'interno della bottiglia. Quindi devo soffiare per mandare la pallina dentro. Così c'è scritto qui sopra. Allora aspetta un attimo che però mi devo abbassare e con un soffio? Possibilmente. È saltata fuori, ci posso riprovare? Ho fatto una brutta figura? No. Dice di riprovare qua sopra. Posso riprovare? Sì. Ok. No, aspetta, ho un altro tentativo, ma che figura! Ma vabbè, stai facendo una figuraccia. Allora, la rimetto qua, rifaccio, con un soffio. Aspetta, adesso mi sono un po' emozionata. Però non ci riesco. C'ho un disperato. Vabbè, Martino! Ma cos'è che ride? Ma vabbè, dai, era uno scherzo! Come era uno scherzo? È una bottiglia truccata? No, perché non puoi entrare dentro la bottiglia, il coso, come si chiama? La pallina, non puoi entrare dentro la bottiglia. Ma ho capito, quindi non era, cioè è un esperimento... È un esperimento vero. Sì. E perché la pallina non entra nella bottiglia? Martina? Dimmelo tu. C'entra qualcosa con l'aria, giusto? Brava. È un esperimento d'aria, si chiama l'esperimento della pallina dispettosa della bottiglia. Ok, allora, c'entra l'aria, quindi... Posso dire una cosa? Sì. Una cosa sola. Tutti quando gli fai questo esperimento pensano che sia facile mettere la pallina dentro la bottiglia. E invece non è possibile. Perché? Allora, ci sono. Vai. Perché la bottiglia è già piena d'aria. E quindi quando tu gli soffi l'aria dentro? Non c'è più spazio per far entrare la pallina. Allora, quando tu gli soffi l'aria dentro, la quantità di aria che c'è dentro la bottiglia è maggiore, cioè di più di quella che c'è fuori. C'è più pressione. E siccome c'è più pressione, la pallina va dove c'è meno pressione, quindi fuori. Cioè non entra, non è che... Ma potevo pensarci. Allora, perché tutti pensiamo che non ci abbiamo abbastanza fiato per buttare una pallina di terra. No. È vero, hai ragione Martina. Allora, devo dire che mi stavo un po' arrabbiando perché pensavo che tu mi stessi prendendo in giro. Quando mai? Scusa, io che sono così bravino. Insomma, sei un po' un birbante. E invece no, è proprio carino questo esperimento. Ti è piaciuto? Sì, molto. Potete farlo anche voi a casa anche con una bottiglia di plastica, anche se la bottiglia di plastica tenderà ad andare via anche lei con l'aria. Potete... Però la possono fermare magari facendo sul tavolo un giro di scotch. Ma possono anche, sì, con dei libri possono... O fermarla, sì. Va bene, aria, esperimento, la pallina dispettosa. E allora ti dirò, la prossima volta lo preparo io un esperimento a tema aria. Va bene, l'aspetto.
Ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao!